Salmo 127,1. Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Se il Signore non protegge la città, invano vegliano le guardie. Questo è uno dei pochi salmi di Salomone, che nella sua saggezza, nei suoi scritti, nei suoi canti, non esprime quasi mai la lode a Dio nei salmi da cantare poi al Tempio. E c'è un bel esempio in questo, perché Salomone è una di quelle persone che costruisce 13 anni per fare una casa, costruirà lui il Tempio con i materiali lasciati da Davide, le istruzioni lasciate da Davide. Ma piano piano la sua vita si sgrottolerà, fino a quando nella vecchiaia, nell'anzianità, il suo cuore non andrà dietro a falsi dei, a dei muti. La sua casa era stata costruita così bene, su che cosa s'era affaticato? Scrivendo anche nel libro dice: tutto è vanità, è un correre dietro al vento. C'è qualcosa invece di duraturo che proviene dalla parola di Dio, che non passa nel tempo, non può mutare, perché è eterna, proprio come il nostro Dio. Costruiamo la nostra casa, la nostra famiglia, le nostre idee, i nostri desideri sulla parola di Dio. Allora sì che potremo vedere un frutto, queste città che prendono forma intorno a noi, perché sono edificate secondo il disegno e il progetto di Dio che ha per la nostra vita, per ognuno di noi. Signore, edifica la tua casa nella nostra vita come tanti mattoni del tuo edificio. Tu sei degno, Signore.